Buon pomeriggio e ben ritrovati al TG Rai della Basilicata. L'attuale momento di difficoltà economica è terreno fertile per la criminalità. Anche per questo oggi a Potenza la sottoscrizione di un protocollo per prevenire i fenomeni di usura e di estorsione. Vediamo di cosa si tratta con Eugenio Montesano. Crescono le denunce dei reati di estorsione in Basilicata, mentre i numeri delle denunce di usura restano praticamente inesistenti. Eppure il fenomeno in entrambe le province esiste come. Immaginare che in provincia di Potenza ci sia stato nel 2019 neanche una denuncia per usura, ce ne siano state soltanto tre nel 2020 e due nel 2021, può far chiaramente intendere che siamo su dati che sono assolutamente sottostimati. Secondo Istat, gli italiani a rischio di povertà o esclusione sociale sono quasi 15 milioni, vale a dire un quarto della popolazione. In questo contesto il pericolo di inciampare nel racket è ancora più grande. L'unica soluzione resta la denuncia, afferma il prefetto Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del governo per il contrasto all'usura, che stamattina a Potenza ha sottoscritto un protocollo regionale assieme al prefetto del capoluogo Michele Campanaro e al prefetto di Matera Sante Copponi, in presenza dei rappresentanti lucani di enti, associazioni e banche. Obiettivo? Fare rete e agire insieme sul fronte della prevenzione e del contrasto di questi fenomeni, coinvolgendo in primo luogo proprio le banche. È di pochi giorni fa, infatti, l'allarme lanciato dalla PM di Potenza, Anna Gloria Piccinini, sulla scarsa collaborazione degli istituti di credito nel contrasto a questi fenomeni. Anche per questo si sarebbe reso necessario un nuovo protocollo regionale dopo quello già sottoscritto nel 2019. Questo protocollo ha la finalità di fare collaborare le banche perché sia la presenza delle ABI e quindi per essa anche la Banca d'Italia e anche le banche che andranno poi territoriali, che andranno a sottoscrivere il protocollo, hanno appunto la finalità di individuare dei facilitatori e dei referenti. Cercheremo tutti insieme di rafforzare questo sistema di prevenzione. Quindi ben venga il protocollo.